Sono appena colto. Ehi, calma, calma. Arrivo subito. Vuoi una carota? Sì. Va bene, ma voglio un bacio prima, Grazie, basta. Fresca? Grazie, vecchio mio. Re. Ok, $3,000 è un prezzo onesto, mi sembra. $3,000 per quella piaga, 300. Guarda che ce l'ha tutte e quattro le zampe. $300. Andiamo. È un gran cavallo.
vale molto di più. E va bene. 300 dollari. Gran brutto posto per una riunione del
ci fai da queste parti? Dicono che avrei investito un tizio senza soccorrerlo. L'accusa è omicidio volontario. Questa non l'avevo. Il guaio è che la giuria l'ha perduta. Hanno incastrato me per proteggere un incontro. Tu fammi i nomi. No, sarebbe inutile. E poi ti ho fatto cercare perché è di un altro problema che ti voglio parlare. Di che si tratta? Beh, è una lunga storia. Il fatto è che ho un figlio. Un figlio? Beh, quanti anni? 14 con la dritta dei 25. È un ribelle. Uno che non ci sta. Tutto suo padre. E dire che avevo pensato seriamente al futuro. No, te lo immagini. Io, Musa, che penso al futuro. Eppure è così, te lo giuro. E ho anche comprato un terreno. Ah, non ci posso credere. Va bene, ok, l'ho vinto a poker. Che differenza fa? Ma è come se l'avessi comprato. Ho tutti i documenti, sono qui dentro. È un gran bel posto, Luca. Si chiama Green Haven. Green Haven? È una vallata nel nord dell'Arizona. C'è anche una casa sulla riva del lago. Un vero paradiso. Sì, ma scusa, io che c'entro? Ho messo la terra a nome del ragazzo, ma lui ha solo 14 anni e ancora per 2 anni il contratto non sarà valido. Allora ho preparato un atto di custodia a nome tuo. Ma stai scherzando? È tutto qui nell'ultima pagina. Tu sei ufficialmente suo tutore fino ai 16 anni. Ma niente da fare, io non firmo quella roba. Ah, non c'è nessun bisogno. Il mio compagno di cella è il miglior falsario dello Stato. Io non posso portarmi dietro un moccioso. L'abbandono di minore è un grave reato. E poi è un ragazzo in gamba. Non ti sembra? Ma che ne so? Non sarà lui. Non sarà quel serpente a sonare. Sì, è lui il mio ragazzo. Certo, un po' rompiscatole, ma sono sicuro che durante il viaggio diventerà il tuo migliore amico. Me ne basta uno in famiglia. Quale viaggio? Per Green Haven. Guarda che lui sta con mica scherzando. Vorrei che tu andassi con lui e che me lo tenessi d'occhio. Mi dispiace, Mus. Ma tu hai bisogno di una brava persona. No, io ho bisogno di un collaudato fidato e inossidabile figlio di puttana. Ma forse hai ragione, forse ti ho chiesto troppo. Grazie a te stesso. Amici come prima. Amici come prima. Che gran figlio di... Ah! Ok? Sei un amico vero, Luke. Piedi di lì e pulisci questo porcile. Stammi a sentire, grand'uomo. Se hai ancora i piedi attaccati alle caviglie, è solo perché tuo padre è mio amico. Ma ti avverto, non giocare a fare il duro con me. Ho reso l'idea? Ascolta bene me adesso, spaccone. Se sono salito su questo secchio di merda è solo perché me l'ha chiesto Mus. E nessuno tranne lui può dirmi quello che devo fare. Evidentemente pensi che io sia un idiota. Ancora non ti conosco abbastanza, non lo posso dire. Mi conoscerai, amico, mi conoscerai. Avrei sete. Ma scusami, sempre che la cosa sia permessa. C'è da bere nel frigo. Ah, un goccio ci voleva proprio. Ehi, questo è whisky.
tratta di vite. Strano che tu e Moses siate amici. Sì, insomma, lui ci sa fare, le parti. Il tuo cavallo invece è simpatico. Come si chiama? Joe Brown. Joe Brown. Senza correre, ma di buon passo. Non sembrano molto allegri. Sei sicuro che sia una buona idea? Abbi fede. Cominciano a correre adesso. Sì, esatto. E sono incazzati neri. Più neri sono, meglio. Si stanno avvicinando. Sì, li vedo anche io. E allora che diavolo aspetti? Abbi fede. Forza, ragazzotti. Carica. Adesso ci muoviamo. Più forte vanno loro, più forte andiamo noi. Più forte andiamo noi, più forte vanno loro. Stanno rallentando. Rallentano e rallentiamo anche noi. Si sono fermati. Fermano loro, ci fermiamo. Sono cotti. Se fanno un altro passo ci restano secchi. La rabbia fa miracoli, tutto sta a stuzzicarla un po', sta a guardare. Questo è un altro dei tuoi trucchetti, vero? È vero. Chiedila cosa fa stasera. Se è un'amica ci divertiamo.
Ma ti interessano altri sport? Certo, il tiro a segno. Sì, lo so, a tutti gli altri. Faccio centro con qualsiasi cosa. Sì. Sta a vedere. Ho guardato una mostaglia. Questo non me lo perdo. Fanno finita. Che succede, i camionisti? Qual è il piano? Non mi hanno mai visto, ma te ti riconoscono. Senti, perché non c'è di riscaldare? Ehi! Di chi è quel mucchio di zecche da fuori? Quale? Quello di Frontano? Sì. Agganciato alla cima? Sì. Un tizio con un ragazzo? Sì. Che vi ha spaccato il parabrezza con una Sì. Che vi ha fatto correre come... Sì. Ma allora voi due state cercando me. Si sono appiattite le chiappe. Sei stanco? Vuoi dire, non ricordo più da quanto tempo non dormi in un letto vero. Secondo te, che avrei dovuto fare? Tagliarti la corda? Lo deve fare
farsi rispettare. E io non ci tengo ad essere un... Niente da fare, non arriva la benzina. No, amico, questa volta non ci frega. Per forza non arriva, siamo a secco. Salve! Bella giornata, eh? Ci credete? Venite a vedere! Ci prende per il culo, che fai voi a boccare, brutto scemo? Ehi, vi va una birra? Abbiamo il frigorifero pieno! Perché non mi prepari qualche sandwich, già che ci sei? Sì, tutto a un tratto, proprio adesso. Ma quello mette benzina sul serio. Visto, perché io che ti dico. Stanno venendo. Sbrigati che si mette male, sono armati di spranghe di ferro. Hai forza! Andiamo! Esattamente la stessa cosa. Allora, cosa vuoi? Ah, 3 cheeseburger, un hot dog, patate. Ehi, presa, presa. Perché? Questo è tutto quello che resta tra noi e il digiuno assoluto. Un hamburger e 2 coffee. Prepara 2,80. Tieni pronto, Joe Brown. Ah, lascia andare, da queste parti non si fanno fregare col trucco del cavallo. L'ha detto forse, eh? Ricchissimo. E allora che suggerisci? La pigliamo una vecchiezza? No, è meglio la carta al volo. La carta al volo? Ma che cos'è? Faccio vedere una carta al mare. La rimetto nel mazzo, tiro il mazzo in aria e becco la carta al volo con il coltello. Ah, e poi il merlo scopre il trucco e ti risossa. Impossibile. Perché? Perché non c'è trucco. Ah, no, eh. Ah, non c'è trucco. Senti, se non hai fegato puoi anche aspettarmi fuori. Perché? Che sai fare con la carta? Qualunque cosa. Ti posso beccare anche una carta da gioco al buco. Questa è la più grossa che ho sentito negli ultimi anni. Ma proprio.
e anche se la nascondi dentro al pozzo. Non mi dirai che se io butto in aria un mazzo di carte tu ne becchi una al volo col coltello? Non qualsiasi, quella che hai scelto tu. In un mazzo di 52 carte? Certo, vuoi scommettere? Ma lo sentite questo spaccone? Hai una bella faccia di bronzo, figlio. Tu dici che io ho solo una possibilità su 52 di peccare, giusto? Secondo me sei fortunato se riesci a peccare il muro. E vabbè, allora io scommetto un dollaro e tu me ne dai 52 se becco la carta che hai scelto tu. Ok, ci sto. Così la finisce di fare lo spaccone. Io punto tutto quello che ho, 10 pezzi. Sì, ma io non ce l'ho 520 dollari. Tu non sai la fortuna che hai, amico. Per una risposta così, mio padre mi avrebbe pestato per una settimana di seguito. È vero? Questi ragazzi di oggigiorno si credono chissà chi. Sì, può darsi. Ma i dollari parlano e le stronzate restano. Sentite, perché non diamo la lezione a questo struttore? Gli facciamo annusare 520 dollari e poi ci facciamo una bella bevuta con i suoi 10. Io ne metto 5. È sabato sera, no? E allora? Ancora, ancora, da questa parte. Sì, bene, bene, bravo. Restami calmo. Bene. Allora, forza, ancora, buttate dentro. Ancora un po'. Stasera ci divertiamo, stasera ci mettiamo un pezzo sbruccia alla parte di questo bruffoncello. Ecco. 520 contro i 210. Eccoli. Reggilo tu. Chi mi dà un mazzo di carte? Ecco, prendi questo. Ah, bene. Che carta preferisci? Ho già detto. Quella che scegli tu. Giacca di quadri, ok? Per me è lo stesso. Giacca di quadri, eh? Bene. D'accordo. Se ci vuoi ripensare sei ancora in tempo. Allegri ragazzi, arriva la birra. Alla finita con le chiacchiere. Jack di quadri. Mi riprendo il coltello. Ci sai fare sul serio, figliolo? Qualcuno può darmi un passaggio? Ho chiesto se c'è qualcuno che può darmi un passaggio. Io vado a nord. Guarda caso anch'io. Grazie. Gong è suonato, alziamo i tacchi, Luke. Dovevamo fare il pieno e andarcene tranquillamente. Che bisogno c'era di far centro con quella dannata freccetta e di chiamarmi per nome? Poi come se non bastasse gli ha fregato pure il cappello. Bisogna dire a
vita su come prima. Però spero proprio che sia quella di Moss. Sorpresa, non finiscono mai. Sono male se le sai prendere. Sì, per il top. Quella montagna di latta non si leva di mezzo, lo mando a zampa all'aria. Io non lo farei. Ah no? Cosa prevede il manuale del perfetto duro in questi casi? Dimentichi che dietro abbiamo Joe Brown. Ci beccano dopo 2 secondi. Senti, sacco di merda, che ne dici di risolvere questa faccenda fra tempi? Com'è che mi hai chiamato? Mi eri sembrato un sacco di merda, però guardandoti meglio devo dire che sei proprio un sacco di merda. No, tra poco mi stuzzicherò i denti con i tuoi ossicini. Se li avrai ancora i denti. Yeah.
Passerotto. Ehi, Passerotto! Matt Ricamin, amico di tuo fratello Nick. Ti ricordi quando i Black Tigers volevano riconsegnartelo a rate? Questo Doberman chi l'ha sciolto? È un tuo amico. Che gentaccia frequenti, figlio. Senti, facciamo la finita. Riportiamoci a casa le mascelle. Lo fate per tenervi in forma? O è un trattamento speciale? Ah, è un trattamento speciale. Molto speciale. Tale ci ha allungato mille pezzi per rompervi le ossa. Cosa? Chi era? Non lo so, amico. Quello che ce l'ha presentato lo chiamava avvocato. Lo conosci per caso? Veramente no. Grazie per la dritta. Ma c'è chi? Beh, se per caso capitate a Phoenix e siamo campati fuori dallo stadio, ci trovate là. Fateci una scappata. È pieno di ragazzi, fiumi di birra. Ricca mio, grazie ancora per me. Fatti bene. Ci vediamo, Rick. Sì. Ciao. Nessuno? Vai benzina, poi portami su. Non voglio benzina, voglio un'informazione. Allora portami su. Sto cercando il figlio per Grineve e Fale. Un cartello su diceva dopo 2 miglia, ma forse mi è sfuggito. Allora? Allora che? Il bivio per Green Haven. Che ci vai a fare a Green Haven? T'ho foraggiato per una risposta, non per una domanda. E allora la risposta è non lo so. E io avrei pagato per un non lo so. Se ti ha detto che non lo sa, non lo sa. E tu perché non pensi ai fottuti? Scusi, agente. Sceriffo. Mi scusi, sceriffo. Credevo fosse il solito idiota che... Insomma, sì, lei ha capito cosa vuol dire. Sì, credo proprio di averlo capito. È tuo quello scassone? Sì, è mio. Volevo sapere dov'è il bivio per Green Haven. Oh, ma che cosa mi dici? Sì, dov'è il bivio per la Green Haven Valley? Proprio così. Ce n'è di gente strana, eh? Ti dispiace se do un'occhiata a quella ferraglia? Sì, certo, cioè, secondo me. Tu fermo lì. Sì. Metti le mani contro il capo. Allarga bene le gambe. Perché? C'è qualcosa di male? Hai detto, amico! Ti fermi lì per un po'. Sì, amore.
Cioè, sì, agente. Ok, puoi andare. Ma ricordati una cosa, turisti. Non ci piacciono i piantagrani da questa parte. D'accordo. Ma questo bivio per... A 200 metri dopo la curva sulla destra. Grazie. Molto obbligato. Ciao. Avvocato Rosso, qui era sceriffo morto. Sono arrivati, avvocato. Ehi, c'è una casa laggiù. Adesso che mi dici? Il spazio ce n'è tanto. Ah, guarda. Abbiamo già posto. No, fa vedere. Beh, ci vorrà un po' d'olio di gomito per sistemarlo. Tutto qui. Dov'è la televisione? Eh? Perché non c'è la televisione? Perché non c'è elettricità. Niente football. Niente incontri di catch. Questo posto è un cesso. Senti qua. Lawson Enterprises. Bla 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 bla. Perciò saremo lieti di incontrarla al fine di proporle un vantaggioso affare. Beh, diamoci da fare. Ehi! Voi di casa! Che roba è quella? Buona giornata a voi! Il mio nome è Elia e vengo in pace. Beh, questa già è una bella novità. Venga in pace! Siamo vicini di casa. Ah! Un fratello che faceva legna vi ha visti arrivare e... sono venuto a portarvi il benvenuto della valle. Grazie, io mi chiamo Luke Mantì. E lui è Matt. Che il signore sia con te, Matt. Grazie, ma ho già lui sul groppone. La voce dell'innocenza. Chiamala innocenza. Di tutte le creature di Dio, nessuno è più indomabile del ragazzo, diceva il profeta. Diceva bene. Sarei molto felice di potervi far conoscere la mia famiglia e di avervi con noi a pranzo. Preso, fratello. Grazie, ma... noi dobbiamo ancora... Oh, non vi dovete preoccupare. A questo si rimedia facilmente. Ah, sì? Fidatevi e vedrete. Ah, sì, dopo una bella zuppa calda e un buon piatto di stufato, le cose vi appariranno sotto tutt'altro aspetto. Io un po' di stufato me lo sparerei volentieri. Lui vuol dire che si ritiene onorato di accettare l'invito. Oh, vabbè, allora, magnifico. Magnifico! Figliola? Sì, sì, il mio orgoglio e la mia gioia. Figliole, questo è il signor Luke Mantì. Salve. Benvenuto. Piacere. Piacere mio. E questo qui è Matt. Ah, salve Matt. Ti troverai bene qui. Sì, aspetta e vedrai. Mi trovo già bene. Thank you.
appassionato per i focacci e vorrei che tu mi dicessi il tuo parere. Sono famoso per i pareri sulle fregnacce. Sulle focacce. A proposito, in casa ho trovato una lettera di certi tizi che smaliano dalla voglia di farmi fare un buon affare. Da loro, spero? Sì, non lo so. Vogliono comprare tutta la valle per farne non so cosa. Ah, sì? Ci hanno offerto del denaro e dicono che faremmo bene ad accettarlo, perché tanto ci costringeranno ad andarci, con le buone o con le cattive. Oh, eccole qui! Il mio orgoglio e la mia gioia. Le due figlie. E gli altri? Sono ancora al lavoro, ce n'è da fare. Io torno giù a dare una mano. Hai davvero una bella famiglia. Oh, grazie Martino, grazie. Martino, noi dovremmo andare a pranzo. Oh, lui e Petula si sposeranno tra poco. Oh. Dovresti vederlo tagliare alberi, ma colpi. È fantastico! È forte come una roccia! Martino, mollala! È ora di pranzo! Oh. L'ho fatto da nulla! Porca vacca! No, dico, io Torino! Ah, sì! Io direi di ringraziare il signore. Ah, no, sono io che vi ringrazio. No, no, lei è il signore. Nostro signore. Ah, certo. Vedi, Luke, è costume qui da noi che l'ospite abbia l'onore di ringraziare il signore. Si è il costume? Eh sì. Egregio signore, è un pezzo che non ci sentiamo. Ti sarai scordato di me, ma comunque io ti vorrei ringraziare per avermi fatto incontrare questa bella, brava gente, per questa saporita, buona, succulenta, stufata. Ci sentiamo. Amen. Amen. Devo dire che hai un modo molto singolare di rivolgerti al nostro signore figliolo. Sì, ma noi ci capiamo. Ecco. Piace più Mary Poppins? Certo. Se per dare una mano a quelle piselle, perché no? Ma sei fissato. Non fare l'angioletto, ho visto come ti filavi. Come si chiama? Calulla. Ah, vattene a dormire, dai. Che fai? Cambi argomento adesso. We'll be right back.
ci conosciamo. Io sono Rosson, Anthony Rosson. Salve. E questo è il mio collega, Ryan. Siete avvocati? Sì, infatti, come sta, signore? Salve. E noi siamo i legali della Loso Enterprises e siamo qui per proporle un ottimo affare che sono sicuro lei non rifiuterà. Le ruberemo soltanto pochissimi minuti. Non serve di rilegarla. Grazie. Ehi, Lou! Io tengo d'occhio i Blues Brothers. Grazie. Fattura. E per ultimo, il contratto. Devo confessarle che è un piacere vedere che non appartiene a quella setta di invasati dei suoi vicini. Invasati? È gente molto strana. Se vuole un consiglio, si tenga alla larga. Come tutti i fanatici, possono essere pericolosi. Veniamo al punto, signor Mattini. La Loso Enterprises ha deciso di comprare tutta Green Heaven Power. E per il suo fazzoletto di terra è pronta a offrire, diciamo... Diciamo che non mi interessa. È simpatica. Come avete? Che mi tengo il fazzoletto. Senti, se pensi di giocare al rialzo per far aumentare l'offerta, ti sbagli. Non ci saranno altre opportunità da parte di nessuno. Ehi, si sta guastando il tempo, si mette male. Vi do una brutta notizia, amico. Stai facendo un passo falso. Questo non piacerà al signor Rosso. Ah, sì? Ascolta il mio consiglio, accetta. Ascolta il mio, sparisci. Giornata e attenti agli orsi. Ehi, Buster ha insegnato proprio tutto. Già, ma questa mi ha detto che è tua. Ah, beh, viene ancora meglio se blocchi la manita del gas con l'astro adesivo. Passerotto aveva parlato di avvocati, vero? Sì, infatti. Se quelli in qualche modo riusciranno a toglierci di mezzo, la palla torna a Moss. E a questo punto lui deve vendere tutto. Abbiamo vinto il primo round, no? Ah, senti, più tardi avrai un mezzo impegno con Melody. La devo accompagnare a fare delle spese al villaggio. Se non hai niente di meglio da fare, le dico di portare la sorella. Oh, ti ringrazio. Yard di cotone bianco.
Mi dispiace, signorina, ma il cotone è servito. Ma signor Mulligan, ce n'è ancora uno. Eccolo lì. Quello è già venduto. Matt, non porti le ragazze a prendere un gelato. Forza, alzati, fermo il volo.
qualcosa. Fermo! Gio Bra! Dove vai, Gio Bra? Fermo! Capisco che è preso. L'offerta. È stato un sollecito del signor Luso. Non ha trovato la cassetta della posta e l'ha lasciata sotto la porta. Non potevano uccidere. Forse volevano uccidere. È gente spietata, Luke. Questa è una guerra vera e propria. Non ci resta che cedere le armi. No, non dire. Signor Loso? La cosa peggiore che potessi fare era venire qui. Tu. Io.
civili convergano su Lawsonville. Di un capitano che ha tradito il suo plutone? No, preferisco restare nei miei. Era un carico di 500.000 fiale di morfina. Una questione di priorità. Il mio futuro veniva per primo. Tu e Moose per me eravate morti. Anche tu per noi. Io vi ho visti con i miei occhi, portati via dalla corrente a pancia sotto. Sì, io fui ferito. Moose si tuffò, mi portò a riva e mi salvò la vita. E così salvò anche la sua pelle. Da quel momento mi è andato tutto storto. È stata una leggerezza da parte mia non sincerarmi della vostra morte. Però devi riconoscere che l'avevo organizzata bene. Molta morfina purissima destinata agli ospedali da campo. Una finta imboscata nemica con cui prendersela. La mia piastrina buttata tra le fiamme. E lacrime per un eroe caduto. Dopodiché l'eroe Lennikova ci intasca il suo denaro insanguinato e diventa il rispettabile uomo d'affari Harry Lawson. Adesso lo capisci perché devo farti fuori, vero? Beh, sì e no. Tu non lasceresti mai marcire Moose in galera. E io ti assicuro non ho nessuna voglia di prendere il suo posto. Non posso darti torto. Vedi? Aspetta, che c'entrano quelli della comunità in quest'affare? Io volevo comprare la loro terra per sviluppare i miei progetti. Tutto secondo le regole. Come si addice a un rispettabile uomo d'affari. E se non fosse stato per... Per Moose che vinse quel pezzo di terra a poker? A poker? Sì, a poker. Devi cercare di capirmi, Luke. Visto che non potevo lasciare Moose in circolazione, ho scomodato degli amici molto in alto e l'ho fatto torchiare perché si decidesse a vendere. Lui però non mollava. Esatto. E allora mi sono dato da fare per garantirgli vitto e alloggio per il resto dei suoi giorni. Niente male come idea. Già, ma poi sono apparso io. Sì, sei stato tu la brutta notizia, Luke. Proprio tu. L'hai detto. Thank you.
di chiamare la polizia? Questi sono molto più svegli. È lui il verme? Sì.
Su, entra. Thank you.